Riprendiamo con il commento dalla Palacono di Trapani per Lighthouse Trapani, Menzana, Basket Siena. 31-27, vi ripeto, vi ricordo il punteggio alla fine dei primi 20 di gioco. Diamo subito un'occhiata a quelli che sono stati gli scontri statistici, che sui quali potremmo anche ragionare un po' insieme a Dario. Nel Trapani nessun giocatore in doppia cifra, con Scott che è il miglior realizzatore con 9 punti, mentre per la formazione ospite due giocatori sono i migliori realizzatori, sono con 11 punti Harrell e con 6 punti Myers, e sono i due americani, e conferma che il potenziale offensivo di Siena si concentra proprio su questi due giocatori. Harrell che però ha Myers che però ha 3 falli fino a questo momento, e altrettanti ne ha Tavernari, ed è un po' il problema principale per il coach ospite, mentre nel Trapani 3 falli per Simic, uno dei due giocatori insieme a Tommasini che coach Ducarello ha cercato di chiamare in campo per dare una mano ai giocatori contati che ha a disposizione. Un po' quello degli infortuni è il tema dominante di questo incontro. Per il resto, da segnalare anche le scarse percentuali da 3, nel Trapani addirittura 2 su 13 alla fine del primo tempo, 2 su 9 per la formazione senese, con Siena che concentra, come dicevamo, i suoi attacchi su Harrell che ha un 4 su 6 da 2, un 3 su 7 di Myers, che sono appunto i giocatori che hanno avuto più palloni. Gli italiani hanno dato qualcosina, e però in ogni caso Siena è riuscita a rimanere lì attaccata, incollata a Trapani, anche se ha avuto svantaggi in doppia cifra, ma è riuscito proprio nel finale del secondo periodo ad avere questo parziale aperto di 6-0, che l'ha nuovamente rimessa in pieno match, grazie anche a un canestro fortunoso di Saccaggi sul finire, e un canestro che dà anche fiducia alla formazione senese. Per il resto direi da segnalare uno spettacolo che non è proprio eccezionale, non è una bellissima partita, ma è una gara che sta giocando anche molto sull'aspetto tattico. Non a caso il coach ospite ha fatto 20 minuti di zona, Dario, si sono molto difficili da vedere, segno che evidentemente i problemi ci sono e bisogna anche mascherarli. Sì, assolutamente, tra l'altro scelta che fino ad ora sta risultando vincente per Griccioli, sebbene sia a 4 punti sotto la sua squadra, sta riuscendo molto a limitare la fase offensiva dei Granata, che hanno nel tiro da 3 punti una delle sue armi tattiche migliori. Oggi Trapani sta tirando, come hai detto tu, col 15% da 3. È vero che sta riuscendo a elaborare un gioco che ha portato dei canestri facili da sotto, però in realtà migliorando. L'unico modo per scardinare questa difesa e costringere Griccioli a cambiarla è quella di cominciare a bersagliare da 3 punti, mettere a segno qualche canestro importante, in modo da riuscire ad allentare le maglie, perché questa difesa 2-3 molto stretta non permette delle conclusioni facili. Staremo a vedere. Trapani ritorna in campo con Meis, con Figlianisi, con Scott, Renzi e Ganeto. C'è subito un primo canestro realizzato da Scott, 33-27, su questo buon taglio di Scott servito prontamente, mentre c'è dall'altra parte in campo Tavernari, Harrell, Myers, Saccaggi, e completa il quintetto poi Flamini. Dunque sono i due starting five, li abbiamo scoperti insieme, sono gli starting five che avevano iniziato il match. Servizio sotto misura per il taglio di Saccaggi, che subisce il fallo da parte di Meis. Primo fallo per il giocatore Granata. 6 punti di vantaggio per Trapani, 24 secondi, ci sono questi due tiri liberi adesso per la formazione senese, con Saccaggi che è in lunetta. Potrebbero essere i primi punti del secondo tempo per Siena. Sbaglia il primo tiro libero Saccaggi. Siena che, vi ricordo, proviene da 3 sconfitte consecutive, 2 addirittura in casa contro la Gas & Power Roma e contro Agropoli. Segno Saccaggi, 33-28. Meis, sempre zona difensiva da parte di Siena, si butta dentro Meis, poi il servizio per Renzi che viene raddoppiato, palla che viene uscita per Viglianisi che non trova la via del canestro, l'ultimo a toccare giustamente Ganeto. Ha qualcosa da dire Ganeto nei confronti degli arbitri, protesta anche Flamini, ma in realtà l'ultimo a toccare è stato Ganeto, perché proprio davanti alla nostra postazione, in questa circostanza aveva proprio ragione Flamini.
due attacchi alla zona diversi, il primo positivissimo col canestro di Scotti da manuale, allora al punto debole della zona 2-3 senza dubbio il post alto, Trapani nella prima azione è riuscito a servire Scotti in post alto che con un arresto e tiro semplicissimo da solo è riuscito a realizzare, brutta scelta invece per la seconda parte con Villanisi che ha fatto un palleggio arresto e tiro da posizione molto angolata che non è riuscito a portare a termine. Scott dalla lunga distanza stavolta sbaglia, Scott aveva sbagliato anche Siena nell'attacco precedente. Myers, giocatore che rimane in campo tantissimo, va alla conclusione dalla lunga distanza Harrell e realizza la bomba, 33-31, Harrell che è il miglior realizzatore del girone ovest, dietro di lui c'è Renzi, 21.1 di media per Harrell, 20.4 per Andrea Renzi, un bel duello stasera, a distanza va a segno ancora una volta Harrell ed è un parziale aperto di Siena che con questa fiammata, con questo 6-0 si porta in parità, 33 pari, 7.52 da giocare, Trapani che va sempre a giocare contro questa zona, ottimo il pallone di Scott per Renzi e il taglio di Renzi viene subito servito e Trapani si riporta avanti, 35-33, si movimenta un po' il match, il tutto a vantaggio del pubblico che ripeto è molto numeroso stasera qui come al solito alla Pala Conad. Myers, un look per Harrell in contropiede, Gameto che pasticcia un poco e riesce comunque a controllare il pallone ma lo regala poi a Flamini che legge bene il passaggio e anticipa Scott e poi c'è un fallo in attacco a Saccaggi. Ottima l'azione difensiva di Kenneth Viglianisi che è riuscito con uno scivolamento a mettere il corpo davanti e quello di Saccaggi a prendersi uno sfondamento dopo una brutta palla persa di Gareto, è stato il modo migliore per rimettere in carreggiata Trapani da un punto di vista soprattutto psicologico. Gareto che in realtà aveva sbagliato il palleggio in contropiede più che poi il passaggio finale, che è stata una conseguenza dell'errore di prima, ancora un pallone nella posizione di posto di Scott che ha sbagliato, era un po' l'azione precedente nella quale lui aveva segnato dal lato opposto, 35-33. Questa volta non una buona lettura di Scott perché nella volta precedente si era trovato da solo, questa volta la difesa si è adeguata, gli è andata addosso e lui avrebbe dovuto ribaltare il pallone, Ganeto là sul lato debole era completamente solo, nel frattempo Harrell ancora un canestro di Harrell, 35 pari, il suo terzo canestro consecutivo dopo una bomba e due conclusioni dalla media distanza, dall'altra parte replica Mace, una bomba per lui, 38-35, un segno per Trapani che qualche canestro da lunga distanza arrivi, soprattutto perché giocare contro una zona insistita come quella senese ha bisogno dei canestri dalla lunga distanza. Fallo alla difesa di Trapani, secondo fallo di Meis, sostituzione per Siena con Tavernari che va a sedere in panca ed entra in campo Bucarelli, Lorenzo Bucarelli chiama a sé e gli dà le informazioni del caso Griccioli nei confronti di Saccaggi, questo di palla Saccaggi, servizio per Myers, poi per Harrell, buono il pallone per Myers, poi Saccaggi si butta dentro e va a segno, non c'è fallo su questa penetrazione di Saccaggi, tutto regolare proprio sul fischio dei 24 secondi a segno Siena, 38-37, si è riscaldata la partita che sta andando avanti punto a punto in queste ultime battute. Siena, dicevamo che ha anche lei i suoi problemi di infortuni, li ha avuti con Bucarelli e Tavernari nelle ultime settimane, ma soprattutto assente Cappelletti che sarebbe il cambio del playmaker ed è un'assenza di un certo rilievo anche per la formazione di Griccioli. Siena che lo scorso anno chiuse al quinto posto in classifica la stagione regolare mentre Trapani arrivò settima e direi anche un po' a sorpresa, un campionato che poi non portò sicuramente ad andare tanto avanti nella serie dei playoff, ma direi che
formazione senese che ha completamente e radicalmente cambiato squadra quest'anno. Dall'altra parte invece c'è Trapani che quest'anno vorrebbe migliorare questo settimo posto della passata stagione, un campionato ancora una volta un po' tribolato, un campionato che in questo 2016, sia quello passato sia quello di quest'anno, è stato sempre caratterizzato da tantissimi infortuni che hanno un pochettino tarpato le ali di questa formazione granata, tanto da spingere appunto Dudarello a dire che si spera che si finisca al più presto questo 2016 per cercare di sperare in un anno migliore. Scott, tiro molto corto per Scott, che protesta con gli arbitri ma non c'era nessun fallo nei suoi confronti, tiro cortissimo. Myers per adesso per Harrell, alla conclusione Harrell, ma il tiro è sbagliato, rimbalzo difensivo di Scott che salta tutto solo, Trapani non riesce a spingere perché la difesa di Siena è già pronta a prendere posizione. Renzi gioca spalla a canestro con Myers, poi c'è il fallo e dovrebbe trattarsi, attenzione, del quarto fallo di Myers, aspettiamo comunque la segnalazione del direttore di gara. Bravo Renzi a cercare di far commettere il fallo a Myers, infatti è il quarto fallo di Myers, che adesso viene richiamato in panchina da Griccioli ed entra in campo Vildera. Non è sicuramente una bella notizia questa del quarto fallo di Myers, un Trapani che potrebbe anche sfruttare questa situazione di questi match con Vildera che sta difendendo su Renzi, anche se la difesa in realtà è sempre quella a zona. Meis da tre, realizza Meis, seconda bomba consecutiva per Meis, 41-37 per Trapani, 4-52 da giocare. Saccaggi, vera anima di questo Siena, poi tantissimi giovani in campo con i due americani, ma in questo momento c'è Myers in panchina per via dei quattro falli. Ottimo il servizio di Harrell per Vildera che da sottomisura realizza, bella azione personale per Harrell con questo assist preziosissimo. Renzi gioca due con Meis, ancora la conclusione, Meis è ancora a segno, Meis, terza bomba consecutiva. Anzi no, il tabellone dice che da due punti, 43-39, non è bomba comunque quella di Meis, ma dall'altra parte Saccaggi si esalta e mette dentro il canestro del 43-41. Si sta vivacizzando questo match, molto più bello rispetto a quello della prima frazione di gioco, del primo tempo. Ganeto in penetrazione e lui, no, l'arbitro cambia idea perché prima aveva dato la rimessa alla formazione senese, poi consultandosi col collega ha detto che l'ultimo a toccare è stato Vildera e dunque la rimessa viene accordata a Trapani. Bel gesto di Vildera che ha ammesso di aver sfiorato il pallone, aiutando quindi la terna arbitrale a prendere la scelta giusta. E adesso il direttore di gara va a dare le informazioni del caso a Coach Griccioli che protestava. Renzi gioca spalla canestro, c'è un fallo su di lui, probabilmente gli arbitri non l'hanno visto, una spinta di troppo anche nei confronti di Renzi che era stato raddoppiato, tutto regolare per gli arbitri, si rimette dunque con il pallone tra le mani di Siena. Saccaggi, solito schema corna per i compagni, sale a ricevere Harrell, poi il pallone per Bucarelli, ancora Harrell, Flamini, Harrell marcato da Renzi, si butta dentro, scarica per Flamini, conclusione di Flamini sbagliata, poi il rimbalzo offensivo di Vildera che si fa stoppare. Stoppata e recupero di Scott nel frattempo. Meis, Scott, ancora Meis, ancora una bomba di Meis, stavolta sbagliata, rimbalzo offensivo di Ganeto che si impugna, ma stavolta il fallo è netto, non può non fischiarlo l'arbitro. Dovrebbe essere stato di Vildera il fallo. Erano andati a raddoppiare su Ganeto il giocatore di Siena, infatti fallo di Vildera. Primo fallo per lui. Primo fallo per Vildera e il lunetta Ganeto.
raccolto veramente poco per quello che aveva segnato nel corso del primo tempo, sprecando troppo e tutto nel finale con quel parziale di 6-0 di Siena che gli ha consentito di chiudere a meno 4 il primo tempo. Doppia conclusione a segno della lunetta per Gaeto, 45-41 il punteggio. Flamini, Bucciarelli, Harrell, marcato da Viglianesi, Harrell fa tutto da sé, va alla conclusione, poi ancora Harrell che scarica il pallone per Bucciarelli, per Gildera. Situazione confusissima, 8 secondi per chiuderla per Siena con Bucciarelli che subisce fallo da Viglianesi, un fallo molto ingenuo quello di Viglianesi perché il tiro non andava a segno e dunque secondo fallo per Viglianesi, sostituzione del Trapani con Filloi al posto di Andrea Renzi. Probabilmente Andrea Renzi sta subendo un po' le scorie del piccolo infortunio subito a Roma perché non lo vediamo lucido come siamo abituati a vedere il gladiatore Granata. E soprattutto in questo momento quando lui potrebbe effettivamente fare la differenza visto che non c'è in campo Myers. Bucciarelli a segno, 45-42, 2:38 da giocare e ancora a segno Bucciarelli, 45-43. Gara sempre tutta da giocare con questa difesa allungata di Siena sui portatori di palla di Trapani. Qualche pericolo su questo passaggio di Meis per Viglianesi, e poi Meis, poi Viglianesi deve cercare di mantenere il pallone in campo dando un passaggio ai compagni non proprio eccezionale, per poco Saccaggi non ruba palla. Ancora in attacco Trapani con Filloi, raddoppiato all'angolo, Meis finta il tiro, poi andrà in penetrazione, il fallo e di Vildera, gli arbitri invece vedono il fallo di Harrell, ma sinceramente mi era sembrato che il fallo fosse di Vildera. Secondo fallo per Harrell, sono intervenuti in due sulla penetrazione di Meis, l'arbitro comunque è risoluto e sicuro di quello che sta dicendo, sta proprio anche mimando una botta al volto, dice, nei confronti di Meis da parte di Harrell. Meis realizza dalla lunetta, realizza il primo ma sbaglia il secondo, 46-43. In attacco Siena con Flamini, Harrell, il consegnato ancora per Harrell che va a sfiorare la retina appena, un tiro cortissimo e sostituzione del Trapani con Tommasini che entra in campo al posto di Viglianesi. Dall'altra parte replica anche Griccioli che manda in campo il brasiliano Tavernari. Vediamo chi esce Harrell che sta in campo tantissimo, gioca tantissimo come gioca anche Myers. Tommasini porta avanti palla per il Trapani, passaggio schiacciato di Filloi per Gaeto, poi la palla finisce tra le mani di Scotto, per un attimo gliela rubano gli avversari ma finisce poi Trapani per poter gestirla solamente con questa rimessa in zona offensiva. Meis, Scotto, su lui c'è Bucciarelli, Scotto all'angolo per Meis e l'ultimo a toccare è Flamini che sporca la linea di passaggio e mette sul fondo. Certo che Trapani comunque qualche problema contro questa zona la sta trovando, anche perché si trovano raramente anche queste difese, poi diventa anche un fatto mentale. Sbaglia adesso Meis regalando il pallone a Tavernari nel tentativo di servire nel pitturato Gaeto. Tavernari in contropiede si deve fermare, l'azione adesso è nelle mani di Saccaggi, svolta lo schema testa per i compagni. Bucciarelli e c'è il fallo fischiato credo a Scott, c'è qualcosa da ridire nei confronti dell'arbitro, sempre molto nervoso Scott, farebbe bene a star tranquillo. E credo che ci sarà anche il fallo tecnico fischiato a Scott, comunque staremo a vedere, questa è la mia sensazione. In ogni caso quarto fallo di squadra per Trapani, 1 minuto 24 secondi da giocare in questo
terzo periodo, gara sempre punto a punto, 46-43. A proposito di arbitri, voglio dare la giusta segnalazione a quelli che sono invece i giudici del tavolo, segna punti che Luciana De Gaetano di San Pier Miceto in provincia di Messina, cronometrista che è Domenica Urso di Messina, e detto alla detta al pareggio dei 24 secondi Concetta Dominici, anche lei di Messina, dunque una terna peloritana stasera qui al Palaconad. Time out che è andato a interrompere il gioco su questo vantaggio di Trapani. Una partita che si è un po' infiammata grazie alle realizzazioni di Meis da tre, che avevano fatto pensare a un break, o almeno al fatto che Trapani potesse allungare. Così non è stato, rimane sempre attaccata alla partita la formazione senese, mentre continuano a parlottare adesso Ducarello e uno dei direttori di gara. C'è l'ammonizione, richiamo verbale per Ducarello, la prossima sarà il tecnico. In lunetta va a realizzare Vildera, 46-44, si sta un po' innervosendo Trapani, 46-45, e sul tecnico che giustamente avevamo visto c'è adesso il possesso di palla per la formazione senese, che gestisce il pallone del potenziale del possibile vantaggio. Tavernari, è rientrato in campo Myers, gravato di 4 falli, Lucciarelli, Vildera, un po' battezzato dalla difesa trapanese, non va infatti il tiro, non va al tiro, si butta dentro Lucciarelli che viene stoppato implacabilmente e impietosamente da Scott, poi il pallone finisce fra le mani di Scott sul tiro sbagliato dalla lunga distanza, e Trapani che porta avanti palla con Tommasini. Tommasini neanche direi al 50%, che comunque ha dato un buon contributo alla squadra. Meis, palla per Scott che cerca sul taglio di Caneto il passaggio, poi c'è il canestro in contropiede di Saccaggi che si fa largo velocemente su un Tommasini che ha i suoi problemi fisici per via di quella sublussazione che lo costringe a giocare in condizioni non proprio perfette, in condizioni meno male. Tommasini, Caneto, butta dentro Meis, subisce il fallo, poi trova un armadio davanti a sé, e cioè Myers, ma il fallo non è di Myers, è di Saccaggi. Terzo fallo per Saccaggi, c'è ancora un periodo da giocare e il terzo fallo di Saccaggi potrebbe anche pesare notevolmente. Va bene Trapani a cercare queste penetrazioni per costringere gli avversari al fallo. Realizza Meis, anche perché ha l'opportunità poi di beneficiare dei tiri liberi. Con giocatori come Meis in lunetta, come fanno sconti, è difficile perdere punti. 48-47 per la formazione granata. Nuovamente in campo Arrel per Siena, esce Vildera. Sicuramente giocherà fino allo scadere la formazione senese, 20 secondi infatti al termine di questa terza frazione. Sì, non c'è discrepanza, dunque potrà chiudere con l'ultimo tiro Harrell. Gioca un po' col cronometro, poi si incunea, il servizio è per Myers, è un cross preda di Ganeto che cerca di andare in contropiede, va al tiro ma non trova il canestro, difficilissimo, e dunque finisce 48-47, gara più che mai in bilico e che si deciderà nell'ultimo periodo, a meno che non ci saranno dei supplementari. Fino alla regia nostra Rosario Milano. Trapani, Menzana, Basket Siena, 48-47.
alla fine del terzo periodo. Un'occhiata agli scontri statistici: 17 punti nel tabelli per Meis, miglior realizzatore della formazione granata, 11 punti per Scott, sono gli unici due giocatori ad aver chiuso in doppia cifra. Nella fila ospiti invece 18 punti per Harrell e 12 punti per Saccaggi. Uno sguardo a quelle che sono le note statistiche, le indicazioni statistiche, Dario, praticamente perfetta parità nel computo dei rimbalzi e poi anche nel tiro, nelle percentuali di realizzazione del tiro da tre, con un 21% per entrambe le formazioni. Si equivalgono anche le conclusioni nei tiri da due: 55% per Trapani, 56% invece per la formazione ospite. Questa conferma di quello che un po' sta dicendo il punteggio, 48-47, una gara che più volte Trapani ha dato la sensazione di poter poteva dare anche uno strappo e scavare anche un buon vantaggio, un vantaggio che aveva avuto anche in doppia cifra nel corso del primo tempo, ma Siena comunque sempre lì attaccata con questa zona difensiva, con questo atteggiamento abbastanza propositivo in difesa che sta creando qualche problema a Trapani. E in attacco c'è un buon canestro di Siena che si riporta avanti con questa conclusione da sotto di Myers, che è gravato di 4 falli, 3 falli per Saccaggi, però continua un po' a sbattere contro questa zona difensiva che è comunque abbastanza mobile, abbastanza aggressiva da parte di Siena, che adesso cerca di di problemi. Poi Gianeto che cerca di fermare in tutti i modi Myers in questo momento in cui in campo non c'è Andrea Renzi, mentre Tommasini deve uscire dal campo, al suo posto entra Viglianesi. Visibilmente dolorante Tommasini, sicuramente un grosso problema quello di gestire una situazione rimediata in allenamento, mi pare, Dario. Sì, in allenamento giovedì della settimana scorsa, quindi più o meno una decina di giorni fa, dopo una brutta caduta ha rimediato questo infortunio. Si pensava potesse essere un problema alla clavicola, mentre poi gli esami strumentali hanno evidenziato questa subluxazione alla spalla. 48-50, consiglia che si è riportato avanti 1-2 alla lunetta per Myers. Viglianesi, servizio per Ascotto, poi Loi. Viglianesi, buona circolazione di palla per Trapani, c'è una infrazione di passi fischiata a Meis, che aveva avuto qualche problema nel controllo del pallone. Ed in campo deve rientrare Andrea Renzi, non si può prescindere da lui, soprattutto in questo momento, soprattutto perché dall'altra parte c'è Myers in campo. Bello scontro fra Myers e Renzi, mentre Harrell è sempre un po' il giocatore di punta di Siena in fase offensiva. Adesso su di lui c'è Scott, un palleggio prolungato, Harrell finta il tiro, poi indugia troppo e finisce con il chiudere con il pallone fra le mani. Un po' troppo egoista in questa circostanza Harrell, che ha voluto che la difesa si concentrasse su di lui, solo che però alla fine non è riuscito neanche ad andare al tiro. Buona la difesa di Trapani, facilitata comunque da questo atteggiamento di Harrell, che ha voluto far tutto da sé. Renzi, raddoppi continui con Meis, che va alla conclusione, realizza dall'arco Meis, 51-50, nuovo vantaggio con questa bomba di Meis per Trapani. 20° punto per Kedrick Meis, che davvero si è caricato la squadra sulle spalle, soprattutto in una serata nella quale Renzi non riesce a segnare tanto. Alla conclusione dalla lunga distanza Bucarelli non trova il canestro, trova invece il rimbalzo Trapani con il pallone che adesso è fra le mani di Meis. Palla per Renzi, rimbalzamento per Viglianesi che pesta la linea e regala il pallone a Siena. Ingenuità di Trapani, che comunque era stata brava a far circolare palla su questa zona, che comunque, ripeto Dario, è abbastanza come approccio difensivo è abbastanza positivo, perché si sposta molto e raddoppia molto sui
giocatori avversari. Messi in contropiede, c'è il fallo antisportivo fischiato a Bucarelli. Mi sembra un po' troppo sinceramente in questa circostanza questo fallo di Bucarelli. Si arrabbia maledettamente Griccioli, che è andato subito a sedere, adesso viene richiamato dall'arbitro, che evidentemente potrebbe anche punire questo atteggiamento un po' troppo incandescente da parte di Griccioli. Comunque sinceramente mi era parso un semplice fallo. Chiaramente su questo ha influito anche il fatto che Messi stava andando in contropiede, c'era quindi una chiara possibilità per il giocatore Granata di chiudere l'azione. Sì, sono chiare ormai le indicazioni per quanto riguarda gli arbitri che sono state date a inizio stagione. Se viene interrotta un'azione di contropiede non si prende la palla, a prescindere da quello che sia probabilmente l'intento del difensore, viene quasi sempre fischiato un fallo tecnico, cosa che ha fatto infuriare coach Griccioli, ma in realtà le indicazioni sono queste, l'eterno arbitrale ha fatto anche bene a prendere questa decisione. Sbaglia la seconda conclusione Meis, 52-50. Trapani che comunque conserva il possesso di palla, ancora Meis. Filloi, fa vedere Renzi, poi scambia con Filloi, palla che arriva sotto a Scott. Buona azione di Trapani, anche perché era stato da subito interpretato ottimamente anche da Renzi, che era andato a cercare il rimbalzo, l'eventuale rimbalzo offensivo. 54-50 per Trapani, 6 minuti e 44, entra proprio nelle fasi calde il match di stasera. Harrell per Myers, gioca molto alto Myers, può andare alla conclusione Harrell, rinnovo difensivo di Renzi che ne ha presi pochissimi nel corso del primo tempo, si sta riabilitando anche in queste ultime battute, ne aveva preso parecchi invece in fase offensiva. È stato Scott il migliore invece al rimbalzo difensivo in questo primo tempo. Scott, quello Scott che ora va a segno e allunga questo parziale aperto di Trapani, parziale di 8-0 con una bomba di Meis, due canestri consecutivi proprio finale di Scott e un tiro dalla lunetta dello stesso Meis, e dunque 56-50. Uno scossone al match la formazione Granata con questo parziale, che potrebbe dare molta fiducia alla formazione Granata che probabilmente ha perso per stasera Tommasini, ma era stato già un rischio farlo giocare. Tommasini che nel corso del primo tempo ha dato una mano alla squadra con qualche minuto e soprattutto qualche canestro anche importante che aveva siglato per la formazione a primo di casa. 6 punti che ci stanno tutti per quello che è stato il match, ma è una gara ancora molto equilibrata e che Griccioli e il Siena proveranno a mettere dalla loro parte. Una gara che, dicevamo prima Dario, ha un certo significato anche in chiave classifica, perché Siena è 2 punti avanti anche se ha una partita in più, e soprattutto in questo finale delle giornate di andata, a prescindere della fanalife che ci sarà poi, diciamo è importante riuscire a tirarsi un po' fuori da quella che è la zona calda della classifica stessa, che potrebbe creare qualche problema anche di testa, psicologico, e soprattutto considerando anche questi infortuni che stanno gravando sia su Trapani sia anche su Siena. Sì, assolutamente, è necessario per Trapani non perdere punti tra le mura amiche. Tra l'altro Trapani in casa ha perso solamente una partita con Legnano, lo ricordiamo, e viene da 3 vittorie consecutive proprio qui al Palagonard. Sì, assolutamente, adesso un vantaggio di 6 punti per i Granata, che quando i punteggi sono così bassi potrebbe essere un buon bottino, però 6 minuti e 10 secondi nella pallacanestro sono tanti, sono un'eternità, staremo a vedere cosa succede. Harrell per Myers, punteggio super basso comunque stasera e un punteggio a cui è abituata anche Siena. Harrell va al tiro pesante e realizza, 56-53, era proprio quello che per Trapani non ci voleva, questa bomba che dà fiducia a Siena, la fa rientrare probabilmente in partita. Un possesso pieno di vantaggio per Trapani. Renzi gioca contro Myers e fa bene e va a realizzare, anche perché Myers è gravato di 4 falli e sicuramente questa è un'indicazione che gli proviene anche dalla panchina, col chiaro intento di Myers a commettere eventualmente il quinto fallo. Harrell, Tavernari, ho visto pochissimo stasera il brasiliano di Siena. Flamini, molto alto, servizio per Myers, su lui va Fiumi
Loi, lotta al rimbalzo, forse su questa randellata di Myers ci poteva anche scappare il fallo. Tanti rimbalzi per Carleton Scotto in doppia cifra, doppia doppia per lui, 12 rimbalzi. Benissimo nel corso del primo tempo, Dario, proprio in fase di rimbalzo. Neis, ma la conclusione pesante, Neis realizza proprio all'ultimo secondo un canestro preziosissimo, quello di Neis, 61-53 con questa bomba importantissima. Preservare dal quinto fallo Myers, lo richiama in panchina, in campo è entrato Vildera con il numero 8. Ripla di importanza capitale questa di Kendrick Mays sulla sirena, 24 il più corto di Trappi che non ha vantaggio da tutte negli ultimi 15 minuti. Adesso thank you.
Pallone. La difesa. Ottimo l'assist per realizzare. A mettere in campo tutte le proprie energie fisiche e mentali. Time out, alcuni dicono che non c'è time out, che si deve continuare esattamente in campo le squadre. Si ritorna a giocare 59 di vantaggio per Trapani. Una difesa asfissiata. Ed è bello comunque avere una squadra che cercare di dare il meglio di sé in fase difensiva. In questa fase abbiamo visto che è andata a rubare tempo all'avversario diretto e poi lo stesso Meyers che va a realizzare. Trapani sta andando in queste ultime battute. Sta soffrendo tantissimo questa zone press negli ultimi minuti, l'avevamo detto all'inizio, la tattica di Griccioli era provare a risparmiare i suoi. Punto fondamentale del match. Che è davvero un'attica fondamentale. Fine del match, ma Siena veramente ci sta provando, le sta spendendo tutte le proprie energie ed è da elogiare da questo punto di vista. Una partita che sembrava già quasi finita. Viglianisi, servizio per Renzi e c'è il fallo, credo un doppio fallo, questa mi è sembrata la decisione, vediamo. No, c'è il fallo fischiato, secondo fallo per Vildera, fallo su Meis. 1.38 da giocare, più 6 per Trapani, 67-61. Dal prossimo si va in lunetta. Viglianisi, difesa sempre più aggressiva, svolta Bucciarelli su di lui. Viglianisi vuole fare tutto da sé, va fino in fondo e poi c'è il fallo fischiato a Filloi che dà la possibilità a Siena di andare in lunetta. Ha cercato di chiudere l'azione in transizione, Filloi però regala due tiri liberi dalla linea della carità per Bucciarelli. Corto il primo tiro di Bucarelli. Sempre meno 6 per la formazione senese. 1.24 alla fine. Sbaglia anche il secondo e poi il pallone che finisce fra le mani di Meis. Occasione sprecata per Siena. Meis in possesso di palla. Servizio per Renzi. Non si aspettava probabilmente il passaggio. 9 secondi per chiudere l'azione. 6. Va alla conclusione Meis e va a segno da 3. Invenzione di Meis. 70-61 e proprio finisce qui forse il match. Va alla conclusione dall'altra parte Saccaggi. Non ci sta a perdere fino all'ultimo Siena con questa bomba di Saccaggi. 70-64, Scott in contropiede e va a realizzare Scott. Si sta infiammando il match in queste ultime battute. 72-64, Saccaggi si butta dentro,
non trova il canestro, ma c'è il fallo fischiato a Vildera, che è andato a spingere da Tergo Scott. E dunque due tiri liberi per il giocatore granata. Possiamo far andare i titoli di coda, e fra i titoli di coda direi, Dario, di dare l'MVP del match e di giudicare quello che è il miglior giocatore dell'altra squadra. Chi mi dà? Chi mi dai? Per Trapani, 34 secondi e 58 centesimi da giocare, chiamata all'impresa in queste ultime battute Siena, ma sarà veramente un'impresa molto più che ardua. Un tiro libero per Arrel, possibilità del meno 6, e così è 73 a 67, con questo terzo della lunetta di Arrel. Fallo fischiato allo stesso Arrel su questo passaggio di Filloi per Meis. Si va a tirare e lo farà Damian Filloi, e sarà ormai forse uno stillicidio di tiri liberi in questa parte finale. Siena non si arrende. Segno Filloi, 7-4-6-7. Segno anche il secondo tiro libero di Filloi, 75-67. Ultimi 30 secondi di gioco. Saccaggi, Arrel, azione personale di Arrel, tira il corto, rimbalzo difensivo di Trapani con questo passaggio dietro la schiena di Filloi, e con questo canestro da favola di Viglianesi che suggella il match, la vittoria di Trapani, 77 a 67. Ancora un vantaggio di piacere per Trapani, che chiude meritatamente avanti questo match, stoppata da Tergo da parte di Scott nei confronti di Saccaggi, e finisce col pallone tra le mani, non vuole andare neanche all'ultimo tiro Trapani. 77 a 67 per la formazione granata, fra l'entusiasmo del pubblico di casa. Una partita che era iniziata un po' in sordina a livello di spettacolo, e che via via col passare dei minuti è andata via via crescendo. Trapani l'ha fatto sua, riuscendo nella parte finale ad avere maggiore continuità in fase offensiva, quella che non è riuscita ad avere per buona parte del match, grazie anche alla difesa a zona di Griccioli e di Siena, che aveva creato i problemi alla formazione di casa. Dunque 77 a 67, questo è il riscontro del parquet, con Trapani che ritorna al successo dopo la sconfitta di Roma di giovedì, e continua ad avere un buon impatto sulle gare interne. Ancora un successo, ripeto, ho parlato fino a questo momento solamente e meritatamente Legnano a Trapani, per il resto solo e sempre vittorie per la squadra di casa. Una vittoria importante soprattutto anche in chiave classifica per la formazione trapanese, che oltre a dover fronteggiare anche gli infortuni stasera ha dovuto fronteggiare anche la scarsa pericolosità offensiva, ma tutto è andato nel migliore dei modi via via con il passare dei minuti, e il successo direi che è pienamente meritato. Dunque finiamo il nostro commento con il ricordarvi per l'ennesima volta il punteggio finale, che ha visto Trapani vincere per 77 a 67. Trapani che ritornerà a giocare in campo venerdì sera nell'anticipo televisivo contro Reggio Calabria. E con questo è tutto dal palacona di Trapani, da parte di Corri Cassisa, la più cordiale buonasera, grazie a Dario Gentile che ci ha assistito nella telecronaca, e appuntamento al prossimo match interno della formazione della Lighthouse. Grazie, buonasera.
commento dalla pallacolo di Trapani per Lighthouse Trapani, Menzana Basket Siena, 31-27, vi ripeto, vi ricordo il punteggio alla fine dei primi 20 di gioco. Diamo subito un'occhiata a quelli che sono stati gli scontri statistici, che sui quali potremmo anche ragionare un po' insieme a Dario. Nel Trapani nessun giocatore in doppia cifra, con Scotti che è il miglior realizzatore con 9 punti, mentre per la formazione ospite due giocatori sono i migliori realizzatori, sono con 11 punti Harrell e con 6 punti Myers, e sono i due americani, e conferma che il potenziale offensivo di Siena si concentra proprio su questi due giocatori. Harrell che però ha Myers che però ha 3 falli fino a questo momento e altrettanti di Tavernari, ed è un po' il problema principale per il coach ospite, mentre nel Trapani 3 falli per Simic, uno dei due giocatori insieme a Tommasini che il coach Ducarello ha cercato di chiamare in campo per dare una mano ai giocatori contati che ha a disposizione. Un po' quello degli infortuni è il tema dominante di questo incontro. Per il resto, da segnalare anche le scarse percentuali da 3 nel Trapani, addirittura 2 su 13 alla fine del primo tempo, 2 su 9 per la formazione senese, con Siena che concentra, come dicevamo, i suoi attacchi su Harrell che ha un 4 su 6 da 2, un 3 su 7 di Myers, che sono appunto i giocatori che hanno avuto più palloni. Gli italiani hanno dato qualcosina, però in ogni caso Siena è riuscita a rimanere lì attaccata, incollata a Trapani, anche se ha avuto svantaggi in doppia cifra, ma è riuscito proprio nel finale del secondo periodo ad avere questo parziale aperto di 6-0 che l'ha nuovamente rimessa in pieno match, grazie anche a un canestro fortunoso di Saccaggi sul finire, e un canestro che dà anche fiducia alla formazione senese. Per il resto direi da segnalare uno spettacolo che non è proprio eccezionale, non è una bellissima partita, ma è una gara che sta giocando anche molto sull'aspetto tattico. Non a caso il coach ospite ha fatto 20 minuti di zona, Dario, si sono molto difficili da vedere, segno che evidentemente i problemi ci sono e bisogna anche mascherarli. Sì, assolutamente, tra l'altro scelta che fino ad ora sta risultando vincente per Griccioli, sebbene sia a 4 punti sotto la sua squadra sta riuscendo molto a limitare la fase offensiva dei Granata, che hanno nel tiro da 3 punti una delle sue armi tattiche migliori. Oggi Trapani sta tirando, come hai detto tu, col 15% da 3. È vero che sta riuscendo a elaborare un gioco che ha portato dei canestri facili da sotto, però in realtà migliorando, l'unico modo per scardinare questa difesa e costringere Griccioli a cambiarla è quella di cominciare a bersagliare da 3 punti, mettere a segno qualche canestro importante in modo da riuscire ad allentare le maglie, perché questa difesa 2-3 molto stretta non permette delle conclusioni facili. Staremo a vedere. Trapani ritorna in campo con Mais, con Figlianisi, con Scott, Renzi e Ganeto, e c'è subito un primo canestro realizzato da Scott, 33-27 su questo buon taglio di Scott, servito prontamente, mentre c'è dall'altra parte in campo Tavernari, Harrell, Myers, Saccaggi, e completa il quintetto poi Flamini. Dunque sono i due starting five, li abbiamo scoperti insieme, sono gli starting five che avevano iniziato il match. Servizio sotto misura per il taglio di Saccaggi, che subisce il fallo da parte di Meis. Primo fallo per il giocatore Granata. 6 punti di vantaggio per Trapani, 24 secondi, ci sono questi due tiri liberi adesso per la formazione senese, con Saccaggi che è in lunetta. Potrebbero essere i primi punti del secondo tempo per Siena. Sbaglia il primo tiro libero Saccaggi. Siena che, vi ricordo, proviene da 3 sconfitte consecutive, 2 addirittura in casa contro la Gas & Power Roma e contro Agropoli. Segno Saccaggi, 33-28. Meis, sempre zona difensiva da parte di Siena, si butta dentro Meis, poi il servizio per Renzi che viene raddoppiato, palla che viene uscita per Viglianisi che non trova la via del canestro, l'ultimo a toccare giustamente Ganeto. Qualcosa da dire Ganeto in confronto degli arbitri, protesta anche Flamini, ma in realtà l'ultimo a toccare è stato Ganeto, perché proprio davanti alla nostra postazione, in questa circostanza aveva proprio ragione Flamini.
due attacchi alla zona diversi, il primo positivissimo col canestro di Scotti da manuale, allora il punto debole della zona 2-3 è senza dubbio il post alto. Trapani nella prima azione è riuscito a servire Scotti in post alto, che con un arresto e tiro semplicissimo da solo è riuscito a realizzare. Brutta scelta invece per la seconda parte, con Villanisi che ha fatto un palleggio arresto e tiro da posizione molto angolata, che non ha che non è riuscito a portare a termine. Scott dalla lunga distanza stavolta sbaglia, Scotto aveva sbagliato anche Siena nell'attacco precedente. Myers, giocatore che rimane in campo tantissimo, va alla conclusione dalla lunga distanza Harrell e realizza la bomba. 33-31, Harrell che è il miglior realizzatore del girone ovest, dietro di lui c'è Renzi, 21.1 di media per Harrell, 20.4 per Andrea Renzi. Un bel duello stasera, a distanza va a segno ancora una volta Harrell, ed è un parziale aperto di Siena che con questa fiammata, con questo 6-0, si porta in parità. 33 pari, 7.52 da giocare. Trapani che va sempre a giocare contro questa zona. Ottimo il pallone di Scotto per Renzi, e il taglio di Renzi viene subito servito e Trapani si riporta avanti. 35-33, si movimenta un po' il match, tutto a vantaggio del pubblico che, ripeto, è molto numeroso stasera qui come al solito alla Pala Conad. Myers, un lucco per Harrell in contropiede, Caneto che pasticcia un poco e riesce comunque a controllare il pallone, ma lo regala poi a Flamini che legge bene il passaggio e anticipa Scott. Poi c'è un fallo in attacco a Saccaggi. Ottima l'azione difensiva di Kenneth Viglianisi, che è riuscito con uno scivolamento a mettere il corpo davanti e quello di Saccaggi, a prendersi uno sfondamento dopo una brutta palla persa di Caneto. È stato il modo migliore per rimettere in carreggiata Trapani da un punto di vista soprattutto psicologico. Caneto che in realtà aveva sbagliato il palleggio in contropiede più che poi il passaggio finale, che è stata una conseguenza dell'errore di...